sì. Potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come il Padre e Figlio dello Spirito Santo. Volta che l'associazione insieme all'amministrazione comunale promuovono momenti dedicati alla Monachella, l'intitolazione della strada questa volta oltretutto in una zona importante anche per la città, che cosa succederà qui da qui a breve? Sì, diciamo con l'associazione della Monachella Samà è da anni che c'è una collaborazione continua con l'amministrazione. Dopo un bassorilievo all'interno del palazzo di città, oggi inauguriamo una strada in un centro diciamo residenziale di nuova costruzione, ma la cosa più importante, quindi la scelta è ricaduta anche in questa zona, è che tra qualche settimana inizieranno i lavori per la casa di comunità finanziati dall'ASP, quindi diventerà un luogo di accoglienza per i malati, quindi dove saranno fornite delle prestazioni sanitarie, quindi un luogo in cui transiteranno diversi pazienti, e quindi il sostegno anche diciamo della Monachella è importante, e quindi su questo anche su questa è ricaduta la scelta. L'associazione Insieme per la Monachella ha promosso l'intitolazione di questa strada alla Beata, perché questa volontà? Perché per farla conoscere, anche perché quanto prima dovrà sorgere qua una specie di casa di cura, e allora gli ammalati, coloro i quali sono, non dico nel peccato, ma sono nel dolore, venendo possono rivolgersi a lei per essere esauditi e guariti. Grazie all'associazione, nel territorio la figura della Monachella è stata ancora di più conosciuta e apprezzata. Certo, noi siamo da 24 anni sulla cresta dell'Onda, da 24 anni che lavoriamo per la Beata Maria Antonia Samà in tutti i comuni, da Gagliato a Sant'Andrea, a Soverato Superiore, dai Salesiani, a Marino, ovunque, per diffondere il culto e portarla alla conoscenza di tutti coloro che ancora sono all'oscuro, al buio, che non la conoscono. Profondo conoscitore della figura della Monachella, momenti come questo servono proprio per far conoscere ancora di più questa donna così umile, ma riflettere anche sulla sua vita. Sì, e penso che siano importanti questi avvenimenti, perché la Monachella, come dire, lei passò una volta sola da Soverato quando era bambina, appena guarita a Serra San Bruno, si sa dalle cronache che dovette passare da Soverato. E adesso torna, poi è rimasta immobile per 22.000 giorni e 22.000 notti di seguito, sempre sulla schiena con le ginocchia alzate. È così lungo a pensarlo che mette paura. Lei non disperò, ecco. Come può una donna così non disperare? È quello che lei ci dice oggi, che anche così da morta si può rimanere nel cuore di chi la conosce e dare anche lei conforto, perché questo mondo ha bisogno di tanta consolazione.